a tutti, benvenuti in questo terzo appuntamento dove questa volta analizzeremo come plugin interni di Studio One il Rotor, ossia un emulatore di Leslie spesso utilizzato sia nelle chitarre elettriche sia nei pianoforti, anche acustici oltre che elettrici. Vediamo come funziona. Il principio è semplice, c'è un altoparlante che tecnicamente ruota all'interno di un box dove è possibile applicare una sorta di distorsione e creare un effetto di phasing molto caratteristico di questo tipo di amplificazione. Ascoltiamolo su un piano elettrico e accendiamo. Qui possiamo selezionare la frequenza di risonanza. Togliamo il drive. Questa è l'apertura stereo più mono. Sentiamolo all'interno del mix. Aumentiamo la velocità. Spero vi sia stato utile, iscrivetevi al mio canale YouTube, continuate a seguirmi su Facebook e anche su Music Off. Ciao a tutti!